Abbiamo fatto 10 anni il 6 ottobre di matrimonio, che siamo insieme già sono più o meno 16 anni, ma comunque siamo molto... siamo dello stesso quartiere, siamo amici già più o meno da bambini, possiamo dire, no? Stavo studiando e per poter finire lo studio e tutto quello ho ballato perché i miei genitori ballavano, ma dopo ho scoperto che esisteva una forma di lavorare, perché io lavoravo nel Pullman vendendo CD masterizzato e facendo un po' il pagliaccio per pagarmi, per poter arrivare a pagare l'università, no? E niente, ho scoperto che c'era Taxi Dancer, che tu invitavi alla donna straniera a ballare e loro te pagavano, tu le facevi conoscere la città e con quello piano piano mi iniziato a mettere più dentro. Dopo ho conosciuto a lei e niente, abbiamo iniziato a ballare già. Veramente alla famiglia non le è piaciuto molto che eravamo insieme, quindi ci siamo andati via tutte e due a vivere, è lunga la storia, ragazze. Andare a vivere in una pensione e niente, così dopo siamo andati, ci hanno visto ballare per strada e così non ci siamo potuti fermare più. Ci sono tantissimi tangheri italiani che ballano e che amano il tango e che non solo gli piace il ballo, sennò studiano la cultura, vanno in viaggio in Argentina. E imparano lo spagnolo. Imparano lo spagnolo, quindi imparano molti anche il lunfardo, quindi si studiano le canzoni, sì. Sono molto, studiano moltissimo. Ci sono festival molto importanti di oltre 1000 persone prima Covid, no? Però sì. C'erano dei festival molto molto grandi, uno a Torino e uno a Catania, poi c'è qui uno molto importante anche a Cosenza. Sì, uno vicino qua che sì. C'è a Cosenza che è anche molto importante e grande. Sì. Noi diciamo è stato difficile perché il nostro lavoro era ogni weekend uscire fuori, prendere un aereo per andare in America, per andare in Giappone, stesso per viaggiare qui in Italia. E adesso ancora stiamo ricominciando, ma è un'emozione, noi amiamo il teatro, quindi è un'emozione grandissima, è come tornare a quei vecchi tempi dove ti veniva quella emozione. Prima era una cosa normale per noi ballare in un teatro, adesso ogni volta che mi dicono di ballare nel teatro salto in una pata, si dice in Argentina, saltiamo in una sola gamba. Ci sudano le mani della felicità, diciamo, no? L'emozione di quei tempi, no? Quell'amore per il teatro, quelle farfalle che girano nella pancia per poter tornare a ballare. Sì.